L'altra sera, dovendo guardare, diciamo, praticamente tutti i programmi per poi fare un'analisi quotidiana per il quotidiano libero che si chiama Chi sale e chi scende, mi imbatto in un programma molto importante, molto ben fatto della Sette che si chiama Atlantide, conduttore Andrea Purgatori, un giornalista con un curriculum straordinario che fa questi programmi che sono programmi monografici dedicati a un tema e che restano nel tempo. Dovendo recensire, diciamo, analizzare il programma, più che recensire dal punto di vista dei dati audit e della scomposizione, mi imbatto in un passaggio di De Aglio. In studio ci sono Calogero Gaetano Paci, un magistrato che conosco bene perché ho operato 8 anni come procuratore aggiunto a Reggio Calabria. Lo stesso De Aglio, Enrico De Aglio, un intellettuale molto fine, molto raffinato, importante, che ha scritto libri fondamentali e che si è sempre occupato di temi scomodi, e naturalmente il conduttore. In questo pezzetto De Aglio dice una cosa molto molto grave che non può passare inosservato. Ho detto: caspita, cioè, possibile che nessuno l'abbia notata. E quindi ho deciso, per voi, per chi ci ascolta, ma anche ne parleremo ovviamente anche poi di Atlantide, degli ascolti, del consenso che ha questo programma su Libero. Perché ho isolato questo pezzo e mi permetto di porlo all'attenzione di chi mi segue qua e chi mi segue anche ogni giorno su Libero. Buona visione. Enrico, tra le, diciamo, cose terribili che vengono dette dopo l'omicidio, c'è persino quella secondo cui Mauro Rostagno viene ucciso perché si appresta a confessare chissà cosa al magistrato sulle responsabilità di Lotta Continua nell'omicidio Calabresi. Ed è, insomma, molto pesante come tentativo di depistaggio. È non solo pesante, è infamante. È una cosa su cui vale la pena riflettere ancora adesso. Cioè, la cosa è andata così: nel luglio dell'88, 1988, improvvisamente, insomma, colpo di scena, vengono arrestati primo agosto, quattro persone dirigenti di Lotta Continua, eccetera, accusati, la storia la sapete, del delitto Calabresi avvenuto nel 1972. C'è un pentito, no? Che parla, il pentito che ha detto: io guidavo la macchina, e accusa questo e quell'altro, eccetera. E nello stesso tempo la Procura di Milano fa quattro comunicazioni, quattro o cinque comunicazioni giudiziarie contro l'esecutivo di Lotta Continua, così lo chiamavano, no? Cioè i dirigenti dell'organizzazione, eccetera. E tra questi E tra questi c'è c'è Mauro. Mauro Rostagno. Dunque, questa comunicazione giudiziaria, tutte le comunicazioni giudiziarie che vennero fatte lì, nessuna ebbe seguito. Nessuna ebbe seguito. Però c'è un problema. C'è un problema perché accusare Mauro Rostagno di essere complice, insomma, mandante o qualcosa del genere del delitto calabresi, mentre lui è a Trapani e parla in televisione e dice delle cose pericolose, eccetera, significa non solo esporlo, no, ad un pericolo immediato, no? Non solo, insomma, renderlo debole di fronte a tutti, cioè, si può immaginare: ah, questo è quello che fa il moralizzatore, eccetera, un assassino, un terrorista, e vi dico questo, cosa che effettivamente successe. Mauro ne fu veramente spaventato. Naturalmente comparve in televisione a dire: non solo ho chiesto di essere interrogato subito, non solo voglio dire, no, tutto quanto, ma nessuno lo cercò, nessuno lo cercò. Ma la cosa più grave, questa veramente infamante, è che anni dopo, ancora, anni dopo, la Procura di Milano e i carabinieri di Trapani si incontrarono, per dire che avevano avuto delle voci, no? Avevano avuto delle voci che effettivamente
Lo stagno poteva essere stato ucciso dai suoi ex compagni perché voleva vuotare il sacco, si era pentito, eccetera, eccetera, sì. E questa era la causa della cosa. No, è abbastanza spaventoso quello che è successo. Qui ci fu uno zelo, qui ci fu un intervento forte che precede addirittura la morte di Rostagno. Precede addirittura, perché quella comunicazione giudiziaria è l'inizio della condanna a morte di Rostagno. La comunicazione giudiziaria arriva prima dell'omicidio. Certo. Sì. La comunicazione giudiziaria arriva il 12 di agosto, gli arresti sono del primo di agosto e se posso integrare quello che diceva prima Enrico, e immediatamente Rostagno attraverso il suo avvocato chiede di mettersi in contatto con il giudice Antonio Lombardi che stava istruendo il processo, però il giudice stava andando in ferie e quindi rinviò il tutto a quando sarebbe rientrato. Nel frattempo Rostagno cosa fa? Prepara una memoria perché lui vuole rivendicare di avere sempre preso le distanze e condannato la lotta armata, e quindi mai e poi mai un suo coinvolgimento nell'omicidio di un appartenente allo Stato come era il commissario Calabresi poteva essere minimamente ipotizzato. E la cosa che lascia davvero sconcertati sotto il profilo proprio del depistaggio è che quando la procura di Trapani dopo l'omicidio Rostagno manderà un ufficiale dell'arma dei carabinieri che era all'epoca il capitano Elio Dell'Anna a parlare con il giudice Lombardi ad acquisire anche alcune carte, l'indomani di questo incontro, settembre del 1989, il capitano Dell'Anna fa una relazione di servizio in cui dice di aver acquisito informalmente dal giudice che stava istruendo il processo la confidenza che le prove di cui lui disponeva erano abbastanza forti circa il coinvolgimento di Rostagno anche nell'omicidio Calabresi. Però c'è una circostanza importante, che quando questa relazione di servizio verrà resa nota anche alla stampa, se ne parlerà anche su diversi settimanali tra cui ricordo Panorama, immediatamente Lombardi smentì. Certo. La circostanza, ci furono anche delle azioni giudiziarie, vennero celebrati anche dei processi per calunnia, per altri reati, da cui emerse che in realtà Lombardi non aveva mai potuto fare alcun tipo di confidenza ad un ufficiale dell'arma su un processo pendente presso un'altra autorità giudiziaria che lui stava istruendo. Certo, chiarissimo. E allora rimane però l'interrogativo di fondo: perché Dell'Anna fa quella relazione di servizio? Perché? E questo se lo chiede anche la Corte di Assise. La Corte d'Assise è arrivata vicino a dirlo, no? Diciamo perché. Cioè? C'è un qualcosa dietro di più grosso. Cioè, c'è una preparazione dell'omicidio. E questa comunicazione giudiziaria a Mauro Rostagno fa parte di questo. Questa è la mia impressione. Cioè, c'è uno zelo. Oltretutto c'è scusa, per essere chiari per chi ascolta. Sì. Cioè, quello che tu stai ipotizzando è che il nome Mauro Rostagno nella comunicazione giudiziaria per il delitto Calabresi sia stato messo volutamente in questo caso dalla magistratura di Milano. So che dico una cosa piuttosto assai pesante. E che sia stato fatto, diciamo così, questa illazione. Per mandare un messaggio? Non per mandare un messaggio, per preparare l'omicidio.